Hai bisogno di un sito web professionale? Affrettati a contattare la nostra media agency. I primi 300 clienti che aderiscono pagano solo 299 euro per la creazione di un sito web personalizzato e di impatto. Non perdere questa occasione per fare crescere il tuo business. Contattaci ora per saperne di più. Con Manuela Bortolotti, assessore allo sport del Comune di Marcaria. Fra qualche istante facciamo salire il sipario di questa cerimonia di presentazione della seconda edizione del Gran Premio Santi Martiri, Trofeo Comune di Marcaria. L'anno scorso le premesse sono state rispettate, quest'anno ci troviamo in sala civica a Campitello proprio per parlare di questo secondo momento dedicato al ciclismo giovanile con gli esordienti in prima linea. L'anno scorso era una novità ed è riuscita molto bene e quest'anno vedo che l'entusiasmo è aumentato, quindi significa che si è lavorato bene e che è una manifestazione che vale la pena promuovere ancora sul nostro territorio. Si parla di sport, ma è anche un momento di promozione del territorio e di tutte le sue caratteristiche e tutte le sue prerogative. Sì, infatti Casatico è un po' una chicca nel nostro comune, nel senso che a Casatico abbiamo Corte Castiglioni, abbiamo un'osteria storica che è quella dei Due Platani, che penso faccia anche da sponsor, e quindi la manifestazione viene svolta in questa atmosfera che è un po', tra virgolette, medievale, quindi anche le persone che vengono a vedere la gara possono allietarsi gli occhi guardandosi intorno. Guardando Corte Castiglione e il panorama che è sicuramente molto affascinante. Esatto, sì. Con il sindaco di Marcaria, Carlo Alberto Malatesta, ci ritroviamo a parlare di ciclismo. Ormai è diventato una classica. E parliamo del Gran Premio Santi Martiri che l'8 di luglio si terrà a Casatico. È la seconda edizione, ma io mi permetto di dire che per le caratteristiche tecniche, per come è stato organizzato, la si può collocare tranquillamente tra le classiche. È una classica perché il contesto, l'entusiasmo e il coinvolgimento che c'è stato anche da parte della comunità in questo evento è stato formidabile per la prima edizione, non vedo perché non sarà così nella seconda. Quindi il Comune di Marcaria è ancora fortemente impegnato a sostenere queste iniziative che si moltiplicano di anno in anno. Tu ci conosci ormai da tempo e per fortuna sono diventato ripetitivo nell'elogiare quello che è l'organizzazione che la Federazione Ciclismo e tutti gli organizzatori insieme agli sponsor riescono a fare sul nostro territorio, dove l'amministrazione dà un supporto come è doveroso fare. Partecipazione nutrita stasera, magari ci fosse una partecipazione così da Un cordiale benvenuto a tutti gli appassionati e a tutte le appassionate di ciclismo. Ci troviamo in sala civica a Campitello per la cerimonia di presentazione della seconda edizione del Gran Premio Santi Martiri, Trofeo Comune di Marcaria. Un appuntamento riservato alla categoria esordienti, organizzato da Luci Ceresarese, e al fianco del team del presidente Simone Pezzini ci sono il Comune di Marcaria, il Comitato Provinciale della Federazione e l'Avis di Campitello e di Casatico, il Comune, ma soprattutto abbiamo Riccardo Belletti, consulente finanziario dell'Allianz Bank. Ho tenuto per ultimo Riccardo perché grazie al suo impegno, l'impegno del suo staff, l'anno scorso c'è stata la prima. Quest'anno c'è la conferma e dall'entusiasmo che già si nota prima dei vari interventi che verranno proposti stasera per la presentazione, sarà un sabato di grande ciclismo per tutti gli appassionati, per tutte le appassionate. Siamo con Riccardo Belletti, consulente finanziario di Allianz Bank.
ma questo passa quasi in secondo ordine, perdonami Riccardo, certo. Ma è quello che si vede l'entusiasmo per questa seconda edizione del Gran Premio Santi Martiri. Il tuo impegno ha creato le condizioni perché già lo scorso anno, ma quest'anno ancora di più, si parli di ciclismo a Casatico. Mi fa piacere che si parli di ciclismo a Casatico perché è uno sport che mi piace, ma soprattutto che si parli più in senso generale di sport. In questi giorni è uscito uno studio di una scuola di Mantova, la scuola è Bonomi Mazzolari Vinci, che dice che un ragazzo su quattro non pratica sport. E questo molto probabilmente deriva anche dal periodo in cui veniamo, dalla pandemia, ma potrebbe essere anche responsabilità un po' di noi adulti. E quindi promuovere una pratica sportiva come potrebbe essere il ciclismo, secondo me può fare solo bene ai nostri ragazzi. Una seconda edizione che oggi nel presentarla ha creato i presupposti, se non ho capito male, per guardare più avanti e per compiere un ulteriore salto di qualità nelle prossime edizioni. Sì, forse era meglio mettersi un po' più in sordina questa cosa. Sì, perché gli sponsor rispetto all'anno scorso sono aumentati, sono stati confermati gli sponsor dell'anno scorso e ce ne sono di più. E quindi il mio sogno è, non il prossimo anno, ma il 2025, riuscire a fare la partenza di ragazzi direttamente dentro a Corte Castiglioni. Quello sarebbe anche un modo per valorizzare ancora di più il nostro territorio. Hai parlato e hai elogiato gli organizzatori, però dobbiamo dire che un'amministrazione comunale che pone l'attenzione allo sport, ai giovani, e lo fa cercando di coinvolgere tutto il territorio, non solo il capoluogo, non solo una o due frazioni, ma proprio tutto il territorio. Beh, le caratteristiche del comune di Marcherie sono peculiari, abbiamo un territorio diffuso ed è giusto che lo sport, i valori che rappresenta, il coinvolgimento che deve essere dato alla comunità sia diffuso, quindi lo sforzo è quello di portarlo in ogni frazione, in ogni luogo del nostro comune, perché tutti meritano e nessuno deve essere lasciato indietro. Il secondo Gran Premio Santi Martiri, trofeo comune di Marcheria, ha un palcoscenico straordinario sul piano paesaggistico, un circuito di 8 chilometri che con partenza e arrivo a Casatico, a pochi passi da Corte Castiglioni, un circuito che gli atleti esordienti del primo anno affronteranno per 5 volte 40 chilometri da percorrere e gli esordienti del secondo anno 6 volte 48 i chilometri da percorrere. Sarà uno spettacolo straordinario. Con Fausto Armanini, presidente provinciale della federazione. Allora, si torna a Casatico. Era un desiderio l'anno scorso e lo hai esaudito in maniera straordinaria. Quest'anno si cresce. Restando tra gli esordienti, comunque sarà una giornata di grande ciclismo come quello che avete messo così in piedi dall'inizio della stagione. Sì, anche quest'anno sarà un successo sicuramente perché gli iscritti ci sono, l'anno scorso è andata benissimo come prima edizione, quest'anno andrà ancora meglio, vista la volontà degli sponsor, tra in primis Riccardo Belletti e l'amministrazione comunale, dunque più di così non potevamo fare, noi gli diamo una mano, come diamo una mano a tutti, però ho visto che c'è un bel gruppo di persone, no, unito, per far sì che la manifestazione sia sempre al top. Sono convinto che anche quest'anno siamo al top perché sarà un mucchio di tanti corridori, dunque questo è importante sia per quanto riguarda il pubblico che tutto il resto. Dunque io mi auguro che vada bene tutto anche quest'anno e poi l'anno prossimo ne parleremo. Ecco, non voglio così fare delle previsioni, ma l'anno prossimo ne parleremo a fine stagione, faremo un po' riassunto della stagione, quello che è stato fatto, quello che si può fare e poi decideremo da farsi.
Ora abbiamo sentito il pensiero di chi sta lavorando dietro le quinte del Gran Premio Santi Martiri Trofeo Comune di Marcaria. Adesso l'attesa sarà ovviamente per l'8 di luglio e dove dalle parole si passerà ai fatti. Fatti che ovviamente verranno proposti dagli oltre 120 atleti che hanno già detto presente alla competizione organizzata dall'UCI Ceresarese e con il pieno convinto supporto della Allianz Bank, il consulente finanziario Riccardo Belletti ed il suo staff. La notturna tipo pista, che si svolgerà il 6 luglio a Castel Goffredo, dietro le quinte vede un gruppo straordinario che si è messo a disposizione per l'organizzazione di questo evento che ritorna a Castel Goffredo dopo tanti anni. Giovanni Danasi, presidente della sezione di Castel Goffredo dell'Associazione Carabinieri, Nazionale Carabinieri, ecco, è il punto di riferimento per la macchina organizzativa di questa edizione. Certamente, sì, certamente. Allora, mi piace sempre sottolineare che il nostro gruppo siamo in 117 soci, anzi 118 perché si è appena aggiunto uno. Certo, naturalmente non siamo tutti operativi, però una buona parte, una quarantina, siamo anche ASA, siamo parecchi ASA. Perciò questo ci dà onore sul territorio, anche perché noi siamo chiamati anche sul territorio veneto, trentino, anzi abbiamo rinunciato a delle manifestazioni a Riva di Trento, sul Lago di Idro, perché dopo quando sono troppe sono troppe, però ultimamente stiamo viaggiando bene, poi siamo ben amalgamati tra di noi, insomma si viaggia bene, dai, una bella esperienza. Certo, tempo ne serve tanto a disposizione, però finché c'è, c'è. Allora, avete scelto insieme al Ciclo Club 77 sì. di puntare sui giovanissimi, sì. cioè le promesse del futuro. Vuol dire, già stasera nel momento in cui è presentato la gara, hai anche detto che vorresti riproporla l'anno prossimo alzando l'asticella. Certamente, cioè bisogna sempre andare in su, bisogna sempre andare in su. Poi noi siamo disponibili a queste cose, cioè la nostra associazione, noi ci piace organizzare, fare qualcosa al di fuori del volontariato che facciamo, capito? Soprattutto proprio nel nostro paese. E questa qua mi sembrava una manifestazione storica da riportare un po' a Castel Goffredo, perché la gente ne parlava di questa manifestazione. Io francamente non l'ho mai vista, non mai, perché il ciclismo non mi interessa più di tanto, però credo che sì, anzi adesso che ci sono dentro con le manifestazioni un po' ci sto entrando e credo che sia una bella cosa per il paese. Siamo con l'assessore Marco Maggi, assessore allo sport. Sì. Abbiamo parlato di questa manifestazione che ritorna a Castel Goffredo dopo parecchi anni. Ci ritorna perché era allora un vanto per la città di Castel Goffredo e deve essere anche il 6 di luglio un vanto per questi giovani che arrivano e danno spettacolo. Certo, buonasera a tutti e ringrazio appunto l'organizzazione di questo evento che ritorna appunto a Castel Goffredo, questa gara ciclistica in notturna su un circuito cittadino in cui tutti siete invitati appunto a venire, a partecipare e godervi questo spettacolo. Quindi ringrazio in modo particolare l'Associazione Nazionale Carabinieri di Castel Goffredo, Ciclo Club di 77 di Guidizzolo e tutti quanti hanno contribuito a questo evento. Vi aspetto. Un cordiale benvenuto a tutti gli appassionati e le appassionate di ciclismo. Ci troviamo in sala civica, in sala consigliare del comune di Castel Goffredo per la presentazione del primo trofeo ANC Giazzoli Sabattoli Conte alla memoria. Sesta edizione del trofeo Conad, sesta edizione del Memorial Nino Monfardini, sesta edizione del Memorial Vinicio e Nives Paganini. Un appuntamento
che verrà proposto il 6 luglio a Castelgofredo nel centro storico di Castelgofredo, un circuito di 800 metri e gli protagonisti saranno una settantina di giovanissimi della categoria G4, G5, G6, ovvero ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 12 anni, e quindi sarà un momento di grande spettacolo per tutti coloro che sono appassionati di questo sport. Con Fausto Ormanini, presidente del comitato provinciale, siamo a Castelgofredo, ritorno di un grande appuntamento, la notturna tipo pista. Sarà una notturna riservata ai giovanissimi, ma si ripercorrerà con la memoria quei momenti che anche il presidente Fausto Ormanini ricorda, perché sull'albo d'oro della notturna tipo pista di Castelgofredo c'è anche il suo nome. Sì, la ricordo bene questa manifestazione anni fa, ero un ragazzo, e insomma è un ricordo molto particolare perché insomma, quella sera ho vinto la corsa, dunque per me mi vengono in mente ancora certi momenti che mi rimangono ancora in me, ecco. Poi devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per la manifestazione, in particolar modo l'ANC, di Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, l'amministrazione, poi devo ringraziare il Ciclo Club Guidizzolo, insomma, e tutti quelli che collaborano, le forze dell'ordine, no? Che collaborano per questa manifestazione. Speriamo che sia anche, che dopo tanti anni ricomincia, sia anche un punto di partenza per i prossimi anni. Questo è l'augurio che faccio a tutti, ma sono sicuro che sarà un successo anche quest'anno. Con Adriano Roverselli del Ciclo Club 77. Ancora una volta si torna a Castelgofredo, questa volta per riproporre un evento storico per la città della Calza, una notturna tipo pista che offre alle promesse del futuro, ai giovanissimi, l'opportunità di far vedere i propri talenti. Sì, difatti iniziamo quest'anno con i G4, G5 e G6, speriamo un giorno di poter raggiungere anche le altre categorie. Ovviamente è stato una sorta di, così, di preventivo che abbiamo fatto con l'Associazione Nazionale Carabinieri, che ha voluto fortemente questa gara, però purtroppo, come ho detto prima nella dichiarazione che abbiamo fatto alla platea, che le risorse erano quelle che erano e purtroppo siamo arrivati anche un po' così lunghi, perché c'erano le elezioni qua a Castelgofredo, non sapevamo come potevamo comportarci, perché ovviamente un buon contributo è sempre arrivato dall'amministrazione, però sapete, se si organizzano esordienti allievi i costi ovviamente aumentano, con i giovanissimi diciamo che riusciamo a mantenere una sorta di cifra abbordabile, e credo che sarà una bella manifestazione e speriamo che abbia un risvolto positivo per tutto il ciclismo mantovano, ma ovviamente non solo, perché ripeto, speriamo un giorno di poter raggiungere gli esordienti e gli allievi come abbiamo sempre fatto qua a Castelgofredo. Siamo con Teresa Angela De Gregorio, campione di ciclismo, handbike, paraolimpico. Lo scorso anno è arrivata alla corte del Ciclo Club 77 e è subito a posto in bacheca la maglia rosa del Giro d'Italia handbike. E poi ha detto, ma perché solo un anno? Ci riprovo anche quest'anno, ed è maglia rosa dopo 3 tappe se non sbaglio. Allora, Angela, una disciplina, l'handbike, che ti sta dando grosse soddisfazioni. Sì, sì. Anche quest'anno diciamo che ci sto riprovando, ma è lunga perché il giro finisce a ottobre, quindi sono 8 tappe in totale, però insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo bene, ma soprattutto per me l'importante è divertirmi, perché a me piace tanto, mi dà tanto. Allora, si vede che ti diverti, e ti diverti al punto tale che ai campionati italiani, che ci sono corsi pochi giorni fa, hai sfiorato la maglia tricolore, se no poi dico Angela è uno squalo, vuole tutto lei, ed è arrivata seconda. Com'è stata lì la battaglia con la tua collega?
Beh, la mia collega è una grandissima, grandissima, grandissima campionessa, tanto lei fa proprio le Paralimpiadi, lei è una campionessa mondiale, quindi ne ho io ancora da imparare da lei, però magari, chissà, pian pianino ci arrivo anch'io a indossare la maglia tricolore, mai dire mai, quindi. Allora, quante ore di allenamento, Angela? Sono 2 giorni a settimana di palestra, considerate che io lavoro, quindi dopo il lavoro vado a fare 2 giorni a settimana in palestra e poi dopo il resto dei giorni 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore, poi dipende se mi gira in testa di arrivare fino a Mantova anche qualcosina in più. Quindi. Ecco, quanti chilometri mediamente vengono fatti in gara? In gara sono, dipende dai circuiti, quest'anno sono quasi tutte gare internazionali, quindi sono sui 45 chilometri. Poi va in base alle categorie, ci sono le categorie più alte che devono, gli tocca fare anche i 60 chilometri, quindi tra più o meno sono 2 ore di gara, quelle internazionali, altrimenti un giro più un'ora, e quanti giri fai? Hai fatto anche a cronometro, ecco, tattiche completamente diverse quindi. Sì. Forse quasi quasi mi piace più la cronometro, perché lì devi dar tutto, in quei 2 giri devi dare tutto quello che hai, è diverso. A parte che noi donne siamo in minoranza, quindi per noi è quasi sempre una cronometro, perché non possiamo fare il classico trenino che fanno i maschietti, è sempre così. A parte il Giro d'Italia, che lo hai così già detto, vorresti concluderlo come l'anno scorso, ma c'è qualche gara in particolare che ti piacerebbe vincere? Il campionato assoluto, la maglia tricolore, quella lì, prima o poi. Per voi c'è anche il campionato europeo, c'è anche il campionato del mondo? Sì, lì diciamo potresti partecipare anche come, non come nazionale, singolarmente, però partecipando singolarmente ci sono dei costi enormi da affrontare, quindi è una cosa che va ponderata bene. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Dietro le quinte di questo appuntamento l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Castelgofredo con il Ciclo Club 77, con il Comune di Castelgofredo e il Comitato Provinciale FCI di Mantova. Qual è la cosa interessante da sottolineare per questo ritorno della notturna tipo pista a Castelgofredo? È che insieme alla parte agonistica con protagonisti G4, G5 e G6 ci sarà un momento promozionale, un momento dedicato al ciclismo paraolimpico, handbike, e quindi avremo degli atleti e delle atlete che si cimenteranno su questo tracciato di 800 metri per far comprendere e apprezzare questa specialità che vede come protagonisti persone disabili ma che con la bici fanno veramente cose straordinarie. Hai bisogno di un sito web professionale? Affrettati a contattare la nostra media agency. I primi 300 clienti che aderiscono pagano solo 299 euro per la creazione di un sito web personalizzato e di impatto. Non perdere questa occasione per fare crescere il tuo business. Contattaci ora per saperne di più.